Loreto Prutino, una delle meraviglie del nostro Abruzzo, è alle mie spalle. Una cittadina di poco più di 7.000 abitanti, un territorio di quasi 59-60 km quadrati ed è uno dei vertici del cosiddetto triangolo d'oro dell'olio con Moscufo e Pianella. Loreto Prutino si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del nuovo sindaco nelle elezioni del 14 e 15 maggio prossimi. Tre sono i contendenti: Renato Mariotti per la lista Loreto 2030, possibile e necessario, Manuela Vallozza per la lista Impegno Comune e Gianluca Buccella, Loreto Conta. Andiamo a conoscere questi tre candidati. Renato Mariotti è il candidato a sindaco per la lista Loreto 2030, possibile e necessario. Mariotti, innanzitutto 2030 o 2030 e soprattutto perché questo riferimento temporale? Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, 2030 o 2030, dipende dai punti di vista. Noi abbiamo organizzato questa lista per parlare di futuro, quindi per un progetto a lungo termine. 2030 è come per dire da oggi a più anni che cosa succederà, che cosa vogliamo fare per Loreto. E 2030 perché il progetto è rivolto a tutti quei giovani, ventenni e trentenni, che negli ultimi 15 anni non hanno potuto partecipare alla vita diciamo, politica, civica di Loreto Prutino. Chi è Renato Mariotti? Cosa fa nella vita? Renato Mariotti è un geometra, nato, cresciuto a Loreto, innamorato, soprattutto un cittadino innamorato di Loreto. Come è iniziata la sua attività e il suo impegno politico? Ma io ho dedicato tanti anni della mia vita alla politica, negli anni a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000. Poi per questioni di lavoro mi sono allontanato dall'attività politica amministrativa e da 4 anni mi sono dedicato con un comitato cercare di stimolare soprattutto i giovani all'interesse per questo luogo, per cercare di creare e dare possibilità di un futuro ai nostri giovani, fino a che qualche mese fa abbiamo deciso insieme con il comitato di fare una lista per presentarci alle elezioni. E tu perché vuoi fare il sindaco? Ma io voglio fare il sindaco e ci credo perché dobbiamo lavorare per i nostri giovani. Loreto, rispetto all'80% dei comuni italiani, ha potenzialità che non hanno. Nessuno vuole saperne di questa cosa e noi siamo veramente convinti che nel giro di 7, 8, 10 anni a Loreto i nostri giovani potranno dire: non devo andare via da Loreto. Qual è il tuo giudizio, il vostro giudizio dell'amministrazione uscente e soprattutto vi ponete in discontinuità, continuità? Guardi, il giudizio, sono tutti gli amministratori uscenti, sono persone che conosco, ci incontriamo tutti i giorni, prendiamo il caffè insieme, sono persone brave, sono brave persone. Ma in politica si può essere sicuramente dei bravi commercianti, dei bravi tecnici, dei bravi pensionati, dei bravi contadini, dei bravi persone comuni, ma fare politica, insomma, è qualcosa di importante, ci si deve veramente dedicare anima e corpo e noi con il comitato abbiamo veramente cercato di collaborare per 3-4 anni, ma non siamo riusciti perché le vedute sono diverse, ecco tutto qua. E a proposito di vedute, nel vostro programma quali sono i punti focali? Guardi, il punto focale lo possiamo riassumere in un unico punto, che è lo sviluppo economico. Lo sviluppo economico del nostro territorio non può che non partire dall'unica ricchezza che abbiamo. La nostra ricchezza è la terra, sono i prodotti della terra. Storicamente Loreto ha sempre vissuto con un'economia agricola e io dico, faccio sempre una battuta quando abbiamo fatto gli incontri, quando in genere parlo con le persone: Montalcino e Montepulciano ad esempio sono riusciti a creare un contenitore all'interno del quale hanno valorizzato i loro prodotti, i prodotti della terra. Quello dobbiamo fare a Loreto
e dobbiamo farlo rivitalizzando e facendo ripartire il nostro centro storico. Ci descrive brevemente la sua lista, chi ne fa parte? Perché queste... Ma nella nostra lista sono coinvolti tutta la società civile. Ci sono molti giovani impegnati nelle associazioni, impegnati come lavoratori in aziende, pensionati, gente che si è dedicata soprattutto al sociale. E lei ha già un'idea di come sarà composta la sua giunta? Non dico nei nomi, si affiderà comunque al voto, alla decisione degli elettori? Allora, io l'ho detto sin dall'inizio, la nostra lista l'ho costruita personalmente, non ci sono gruppi politici che ne fanno parte, ho costruito mattone dopo mattone questa squadra, che è nata comunque dal comitato di cui facevano parte già una quarantina di persone. Ho detto chiaramente a tutti che noi avremo un'unica figura fissa che sarà il vice sindaco e sarà Federico Acconciamessa, che è stato bravissimo coinvolgere tantissimi giovani di Loreto che credono nel nostro progetto, giovani che si fidano di Federico e quindi è giusto rispettare la fiducia di questi ragazzi. Per quanto concerne la giunta sarà a rotazione, parteciperanno tutti i ragazzi che verranno eletti, non ci saranno assessori o consiglieri, saranno tutti a rotazione assessori. Tecnicamente quindi una sorta di turnover? Sì. Mettiamola così. Mettiamola così, però la forza nostra è che anche chi non verrà eletto verrà coinvolto, perché faremo ufficialmente delle consulte consigliari che non sono mai state fatte, per far partecipare tutti quelli che poi comunque sono stati in lista e soprattutto il nostro gruppo ha una forza che è quella che lavoreremo in stretto rapporto con il comitato. Da cittadino elettore di Loreto Aprutino, perché dovrei scegliere Renato Mariotti? Scegliere Renato Mariotti perché, come dicevo prima, è una squadra innamorata di Loreto. E faccio sempre l'esempio, se un uomo è innamorato di una donna non ce n'è per nessuno e noi siamo una squadra innamorati di Loreto Aprutino e non ce ne sarà per nessuno, noi riusciremo veramente Loreto a far parlare di noi e far dire dobbiamo fare come a Loreto Aprutino. Grazie Renato Mariotti, un grosso in bocca al lupo, lo ricordiamo, il candidato sindaco per la lista Loreto 2030, necessario e possibile e necessario. Grazie a voi. Arrivederci, in bocca al lupo. Manuela Vallozza è il candidato sindaco per la lista Impegno Comune. Ciao Manuela. Allora, buongiorno. Buongiorno, conosciamoci un pochettino. Chi è Manuela Vallozza? Cosa fa nella vita? Allora, io sono Manuela Vallozza e sono candidata a sindaco della lista comune, Impegno Comune per Loreto. E nella vita sono libero professionista, commercialista e revisore dei conti. E ho una famiglia con tre bellissimi figli e vivo a Loreto da tanti anni. Perché vuole fare il sindaco di questa città? Voglio fare il sindaco per mettermi a disposizione di questa comunità, perché per portare le mie competenze, le mie doti, le mie qualità che ho acquisito in tanti anni di vita vissuta e di esperienza lavorativa. Il mio lavoro, infatti, di libero professionista, commercialista, occorre in questo lavoro tanta esperienza, tanta responsabilità, tanta capacità di organizzazione, serietà, lealtà, tutte qualità che penso di voler dare, mettere a disposizione di questa comunità. E l'impegno in politica? Come nasce, come arriva? L'impegno in politica, devo dire che molti anni fa ho avuto una prima breve esperienza e mi sono candidata, anche spinta da mio marito, e circa 28 anni fa, ricordo.
però è stata una breve parentesi. Dopo di quella io ho avuto tanti impegni lavorativi e poi ci metta che sono diventata anche vedova, mi ha lasciato purtroppo mio marito, per cui gli impegni si sono moltiplicati e non ho avuto proprio il tempo, data la famiglia numerosa, tre figli, il lavoro difficile, un lavoro difficile, una casa grande da poter governare, per cui ho lasciato. Poi ultimamente, diciamo, ho ripreso un po' i contatti con il mio partito, ho cominciato a rifrequentare le riunioni del direttivo del circolo e quindi eccomi qua. Tempi sono maturi. Senta, il rapporto, che giudizio dà dell'amministrazione uscente, quale sarà ovviamente il rapporto di continuità o di discontinuità con quello che ha fatto Starinieri? Allora, io reputo che l'amministrazione uscente ha fatto bene, ha ben fatto. Certo, la perfezione non è di nessuno, gli errori si fanno in ogni comune, è difficile amministrare. Il mio scopo è portare avanti il lavoro fatto dalla passata amministrazione e portare idee nuove in modo da migliorare. A proposito di queste idee nuove, ci parla un po', ci descrive brevemente alcuni passaggi che ritiene fondamentali del programma che ha proposto, programma di governo che ha proposto all'elettorato di Loreto. Sì, allora come priorità sono sicuramente i lavori pubblici in corso da completare, ma anche quelli completati. Noi siamo molto orgogliosi della costruzione della nuova caserma che è avvenuta qui a Loreto, che siamo agli atti finali, il taglio del nastro, e ci rende orgogliosi perché è una grande opera pubblica che pochi comuni qua attorno possono vantare. E per cui nell'ottica della continuità penso di portare avanti questi lavori già in corso e di poter effettuare anche altre necessità. Manuela, a cosa tiene in particolare? Allora, la priorità dovrebbe, per me, è sicuramente la riapertura del Palazzo Comunale storico, sede storica degli uffici e servizi. Riportare laggiù sarebbe anche un inizio di rivitalizzazione del centro storico che è chiesto, e tanto chiesto, dalla cittadinanza di Loreto. E è in corso l'approvazione della progettazione, c'è il progetto già in corso, per cui speriamo di intercettare i fondi per poter fare questo. La sua lista? Ce ne parla? La mia lista è frutto di uno sforzo corale in cui, attraverso riunioni, dibattiti, siamo giunti ad un'alleanza fra varie forze politiche. E abbiamo innanzitutto voluto portare avanti amministratori uscenti, fra cui anche il sindaco Gabriele Starinieri. E a loro lo scopo del portare questi amministratori è proprio di portare avanti il lavoro svolto, perché non vogliamo che si perda inutilmente. Quindi così, all'insegna della continuità. All'insegna della continuità. Però a loro abbiamo affiancato figure anche provenienti da espressioni politiche diverse, che però hanno l'obiettivo comune di mettersi in gioco per il bene comune di Loreto, per migliorare, per, come dice il nostro simbolo, un impegno comune. La giunta ha già in mente di come sarà la sua giunta? Non dico se ha già magari qualche nome oppure no, attenderà l'esito delle urne? Io attendo sicuramente l'esito delle urne e l'elettorato è il primo a dover dire la sua. Però poi, in base alle esigenze, in base alle competenze tecniche dei miei collaboratori, farò la scelta più opportuna. Il primo atto dell'eventuale sindaco Manuela Svallozza quale sarebbe? Quale sarà? Allora, se l'elettorato mi vorrà dare fiducia, e penso proprio che me ne darà, sono tante le cose che ho in mente, però come primo atto credo di voler contattare e conoscere la nuova dirigente scolastica per intavolare una collaborazione attiva. La scuola
sappiamo tutti, la formazione dei ragazzi è il futuro della nostra società. Perché il 14 e 15 maggio l'elettorato loretese dovrebbe scegliere Manuela Vallozza? Perché io sono la novità, sono il futuro. E non credo allo slogan del cambiamento totale per poi non cambiare nulla. Non crediamo alle favole che vanno raccontando in giro. Io non voglio promettere cose impossibili, voglio promettere che darò tutto il mio massimo impegno e quindi datemi fiducia. Io sono il futuro. Noi, il nostro slogan è presente, passato e futuro. Il passato rappresenta quello che è stato fatto, ben fatto. Il presente, quello che stiamo facendo. Il futuro, quello che andremo a fare. Un grosso in bocca al lupo, Manuela Vallozza. Grazie. Lo ricordiamo, candidato al sindaco per la lista Impegno Comune. Arrivederci. Grazie. E ora siamo proprio in piazza, nel mercato di Loreto a Protino, dove incontriamo Gianluca Buccella, candidato per la lista Loreto Conta. Ciao Gianluca. Buongiorno. Buongiorno anche a te. Allora, innanzitutto, chi è Gianluca Buccella, cosa fa nella vita? Gianluca Buccella nella vita fa l'imprenditore, fa l'editore ed è molto attento al mondo dell'associazionismo e della cultura. Perché hai deciso di candidarti? Come è arrivata la tua candidatura a sindaco? La mia candidatura è arrivata a sindaco dopo diverse consultazioni con diversi gruppi che hanno deciso che io potevo essere la figura su cui costruire un progetto di rilancio del paese di Loreto a Protino, visto che vengo da un'esperienza politica ventennale. Ecco, parlaci un po' della tua esperienza politica, come nasce, perché, soprattutto da che parte? Soprattutto oggi siamo una lista civica, tutti siamo nati con una passione politica ben precisa, ma l'importante è quella di avere una passione. Ho fatto un percorso di consigliere di opposizione più di una volta e oggi mi ritrovo, come dicono in tanti, con la maturità forse giusta per riuscire a... Hai l'età giusta, governare, l'età capelli giusta, bianchi. Esatto, allora. Governare il paese. I rapporti con l'amministrazione uscente e l'amministrazione stranieri, di discontinuità, c'è qualcosa da salvare? Come ti poni? Io chiaramente mi pongo in alternativa all'amministrazione Starinieri, non abbiamo condiviso io e il mio gruppo, i miei amici, come è stato amministrato il paese negli ultimi 10 anni e quindi e questa è stata la prima esigenza per metterci insieme e cercare di in qualche modo cambiare le cose, lo stato delle cose a Loreto a Protino. C'è discontinuità. Quindi siamo un'altra cosa. Un'altra cosa. Il tuo programma, parliamo un po' degli aspetti, punti focali, centrali di questa tua proposta amministrativa per la città di Loreto a Protino. I programmi, intanto la cosa che dobbiamo ripartire dalle cose non fatte e dette almeno 10 anni fa, quindi bisogna in qualche modo recuperare quello che noi avevamo dal patrimonio artistico e culturale ad un territorio che è bellissimo, ma soprattutto noi puntiamo a recuperare il rapporto che tra le istituzioni e i cittadini sono stati per anni diciamo non tenuti in debita considerazione. Quindi la nostra priorità è ricucire questo tessuto sociale importante e ridare fiducia a molti cittadini dialogando con loro e ascoltandoli. Ma c'è qualcosa in questo programma al quale tieni particolarmente? Sì, le cose sono tante, ma proprio tante. È chiaro che non possiamo fare nulla, ma è certo che la priorità è quella di riportare il nostro bellissimo centro storico e le istituzioni dove meritano. Si parla sempre di musei, di arte, di cultura. Io ci credo fondamentalmente, essendo anche consigliere della Fondazione Musei Civici, quindi il territorio Loreto non può che ripartire da questa esperienza, da questo patrimonio, dialogando con tutti i paesi limitrofi, perché oggi amministrare in maniera solitudine, in maniera simile, non è più il caso. Oggi bisogna fare rete e sistema per promuovere un'area, per promuovere il proprio paese. E come vedi Loreto con te sindaco? Lo vedo bene, benissimo. Parliamo anche della lista, come nasce, chi ne fa parte? Allora, la lista, noi abbiamo fatto un ragionamento
cercando di creare una lista e ci siamo riusciti sulle competenze, perché oggi per amministrare bisogna avere delle competenze. Puntiamo molto su persone che hanno dimestichezza nel reperire i fondi, perché oggi amministrare il paese con i soli fondi comunali, è diventato impossibile e assurdo. Quindi bisogna che questa squadra intercetti tutti i finanziamenti possibili e immaginabili che ci sono, iniziando dal PNRR fino al PSR, PSL e quant'altro, e formata anche da persone che nella vita quotidiana hanno già dimestichezza con le tematiche riguardanti il turismo, l'agricoltura, le industrie. Quindi è una lista con le sue particolarità e le proprie competenze. E a proposito, hai parlato di competenze, ma già in mente un'idea, una squadra di giunta che ti dia una mano, ti accompagni, ti affidi all'esito delle urne? Io ho una squadra dal primo all'ultimo che tutti hanno una propria competenza e tutti ci mettono passione in questa tornata elettorale. Noi abbiamo fatto della condivisione un valore aggiunto. Tutto quello che noi decidiamo, faremo, lo faremo condividendolo. L'uomo solo al comando lo abbiamo avuto per 10 anni e non è più il caso di riproporlo. Quindi con Starinieri, ribadiamo, non c'è assolutamente soluzione di continuità. No, siamo due cose diverse, in che anni? Nel DNA. In senso buono, Politicamente, personalmente, tutte brave persone. Quale sarà il primo tuo atto da sindaco per cui la gente, Loreto Abrutino, dirà, ecco, qui c'è la differenza? Il primo atto da sindaco, la differenza, innanzitutto dovremmo vedere bene come lo stato di fatto del bilancio comunale. Quello che è mancato in questi anni a Loreto Abrutino, anche la cosa più semplice, è la mancanza di eventi, di vita. Cioè, noi eravamo un paese dove c'erano tante iniziative, anche molto importanti, culturali e popolari. Dagli ultimi anni non siamo riusciti neanche, qualche mese fa, a organizzare la cosa più semplice di questo mondo, che è la festa della Befana. Quindi ho detto tutto. Quindi ridare un po' di vita a questo paese, visto che ci sono imminente la stagione estiva, dobbiamo tornare subito a ricreare cultura, arte ed eventi, anche per il commercio. Loreto Puttinino è uno dei punti di riferimento dell'area festina. Sì. Quindi bisogna valorizzare questo aspetto. Certo, è un punto di riferimento, è un paese che ha una storia, lo dicevo prima, ma adesso è importante però che questo punto di riferimento dialoghi con gli altri comuni limitrofi. Per fare una strategia comune di promozione del territorio, di marketing e anche condividiamo tutti la stessa cosa, la viabilità, la sanità e anche l'aspetto delle strutture scolastiche. Quindi tutti insieme dobbiamo lavorare per questo territorio. Quindi un'alternativa alla nuova Pescara, mettiamola così. Un'alternativa, quella è più formale, la nostra sarà una collaborazione. Poi se un giorno i comuni riusciranno ad unirsi formalmente, questo è da vedere. Allora, in conclusione, Gianluca, perché l'elettorato di Loreto Abrutino dovrebbe darti la preferenza il 14 e 15 maggio prossimi? Se loro non condividono l'operato di Starinieri, io parlo di Starinieri in quanto... E l'amministrazione uscente. Uscente in qualche maniera, e condividono tutti i nostri progetti, qui in parte abbiamo detto, e mi conoscono per quello che io ho costruito, fatto nella vita, quindi c'è una certa esperienza, non solo a chiacchiere, io in tutti i miei anni ho sempre operato sul territorio, quindi loro, se riescono a distinguere le tre liste, perché ne siamo tre, da chi ha fatto cosa e di chi dà più fiducia, o rinnegano la vecchia amministrazione, per forza di cose devono votare. Insomma, a noi è tempo di un cambiamento radicale. C'è il cambiamento, si cambia. Siamo in piazza, è anche bello per questo. Che dirti, Gianluca, un grosso in bocca al lupo per questa campagna elettorale, per questi ultimi giorni di campagna elettorale. Grazie mille. Lo ricordiamo, candidato sindaco per la lista Loreto Conta.
Tra questi tre candidati, dunque, la scelta per l'elettorato di Loreto Aprutino. Il voto, lo ricordiamo, si svolgerà nella giornata di domenica dalle 7 alle 23 e nella giornata di lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo. Alcune informazioni sull'espressione di voto. L'importante è mettere la croce sul nome del candidato sindaco e all'interno non c'è il voto disgiunto. Quindi all'interno della lista a lui collegata esprimere una o due preferenze, in questo caso di sesso diverso. Lo ricordiamo, il sindaco che otterrà il maggior numero di voti otterrà i 2/3 del Consiglio Comunale, che lo ricordiamo è composto da 12 consiglieri. Buon voto a Loreto Aprutino.